noi abbiamo ormai, già in Italia, ma in tutto il mondo, milioni di persone che sono già precipitate nella povertà e nella miseria. Decine di milioni in più di quelle che già c'erano. Allora è ovvio che queste persone, prima di tutto, hanno bisogno di un pronto soccorso, hanno bisogno di un immediato intervento da parte dello Stato, ben più consistente di quello che si è fatto in Italia, che metta riparo, a queste vite in pericolo. Quindi non si tratta soltanto del pericolo Covid che c'è, ma c'è un pericolo di vita, di sopravvivenza economica che va immediatamente fronteggiato. Quindi, prima di tutto c'è questo, perché altrimenti capisci, i nostri discorsi possono sembrare retorici per chi, diciamo, non ha da mettere il piatto a tavola stamattina. Quindi è ovvio che c'è un intervento di pronto soccorso, ma questo non basta. Io credo che noi dobbiamo capire che è un sistema economico che va ripensato. Cioè, le disuguaglianze che si sono acuite negli ultimi 40 anni e che si stanno acuendo anche durante il Covid, perché le grandi multinazionali stanno facendo profitti immensi in questi mesi, le grandi multinazionali, sia quelle, diciamo, dei social, quindi Facebook, Microsoft, Amazon, eccetera, eccetera, ma anche le grandi multinazionali del farmaco, cioè Pfizer, no? Tutte queste che sono tra l'altro tutte collegate tra di loro. Capisci? Cioè noi viviamo in un mondo oligarchico e anche di questo non se ne parla, non se ne parla non a caso, perché l'oligarchia ha tutto l'interesse che non venga messo a tema il potere oligarchico che loro esercitano, cioè che gli umani siano convinti di essere in una democrazia quando in realtà ormai, e ce lo dicono grandi pensatori moderati, ormai la democrazia rappresentativa è pilotata da questi poteri transnazionali oligarchici che sono intramati. Quindi noi dobbiamo capire invece che siamo dentro un sistema che va contestato, quindi da una parte ci vogliono i pronto soccorsi immediati per queste persone in difficoltà. Dall'altra parte, noi dobbiamo sviluppare una nuova coscienza rivoluzionaria, rivoluzionaria in un senso nuovo, pacifico, non violento. Quindi bisogna sviluppare una coscienza rivoluzionaria seria, una cultura profonda, una classe dirigente non corruttibile, ma che abbia però solide basi spirituali, morali e anche culturali, perché altrimenti ti trovi di fronte poi a questo grande sistema e non hai armi adeguate per fronteggiarlo. Quindi a queste persone in difficoltà bisogna aiutarle nell'immediato, ma poi coinvolgerle come consapevolezza in un processo di trasformazione sociale e culturale che durerà anni, forse decenni, ma che può ridare anche alla politica un nuovo entusiasmo, perché la politica è completamente defunta, è completamente omologata alla gestione dei poteri dell'oligarchia. Cioè, l'attuale dibattito politico, irreale, perché non c'è alcun dibattito, no? È semplicemente tra correnti che vogliono amministrare il potere oligarchico in un modo o nell'altro, ma nessuno denuncia e contesta il sistema oligarchico come tale, cioè come una seria minaccia alla democrazia. Questo dobbiamo fare. L'accentramento così spaventoso dell'economia e della potenza finanziaria è una minaccia oggettiva alla democrazia.